Mancano esattamente 2 minuti. Azione dell'Uruguay. Attenzione che può chiuderla. Sbaglia lo stop. Uruguay 2, Portogallo 1. Il mio commento. Mi dispiace, sinceramente, se dovesse finire così, eh. Perché sia Ronaldo e Messi sono usciti, Salah pure. Cioè, per dire, i giocatori top della squadra, intendo, non la... Cioè, vabbè, avete capito, no? Poi mi è dispiaciuto pure per l'Argentina, comunque, anche se non hanno convocato, non so che italiano parlo io, convocato il nostro capitano, Icardi. Tanto mancano 3 minuti scarsi, adesso prova Portogallo. Non c'è fallo. Sembrava di sì, però. Signori, anche se il Portogallo dovesse fare il miracolo, Ronaldo non ci sarebbe per i quarti, eh. Era diffidato. Non fischia, raga, eh. 5:40. 1 minuto e 40 in più, non si è perso proprio tutto sto tempo, mi sembra, eh. Finita, 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 finita ora. 6 minuti di recupero, l'Uruguay passa. Escono Ronaldo, Messi e Salah, almeno i top appunto delle squadre. Peccato, mi dispiace perché tifavo Portogallo anche un po'. Quindi mi dispiace. Comunque sono contento anche per le altre squadre. Ovviamente io sono italiano. In realtà che cosa me ne frega alla fin fine. Sono usciti i crocchi. Adesso deve uscire la Francia, deve uscire la Svezia. Basta che non vincano loro poi. Ragazzi, lasciate un bel like e noi ci becchiamo domani per un video sull'Inter, credo. Penso sull'Inter, se ci sarà anche qualcosa da dire. E niente, ci becchiamo domani.